Beh, la mia è l'ultima testimonianza, sembra, ma sinceramente preferirei essere un congresso cattivo, non so, del PD o di qualcun altro, perché è difficilissimo intervenire qui. Io in realtà sono facilitato perché le caratteristiche della militanza e della personalità di Roberto sono state largamente raccontate da tutti. Io quindi mi limito, non lo so come dire, a confermarle. Veniva da una famiglia operaia, una famiglia di lavoratori, è stato fedele alla sua classe fino in fondo. Ha fatto la scelta di combattere per l'emancipazione della classe lavoratrice, dei lavoratori e delle lavoratrici, ha fatto la scelta di costruire questo percorso, di cercare di costruire questo percorso di emancipazione attraverso una concezione rivoluzionaria internazionalista e l'ha perseguita per tutta la vita. E l'ha fatto con quelle caratteristiche umane incredibili, perché il valore di Roberto era un grande valore politico, ma era, come avete raccontato tutti qui, un grande valore umano. Per questo è così forte nelle esperienze, nei ricordi di tutto quanto. Sapeva tenere insieme i due elementi, sapeva parlare alle persone, ma in modo non imperioso, anche se qualche volta era imperioso, ma in un modo dialogante, di convincimento. In fondo, in lui, come in parecchi di noi, c'è anche un po' la convinzione illuminista di poter convincere con la ragione tutti quanti. È un po' più complesso invece, ma lui lo sapeva fare con una modalità e una capacità di rapporto umano che pochi hanno e che per questo risultava ancora più efficace, perché lui era un grande organizzatore. Qui non è stato detto, ma lui non era solo un lettore, uno che sapeva parlare, ma era un grande organizzatore. È stato in ogni passaggio dell'attività sua, in qualsiasi organizzazione in cui ha militato e abbiamo militato insieme, un elemento fondante di saper costruire la collettività, ma una collettività ben organizzata che funzionava ed era efficace. E sapeva fare questo anche, e in particolare con i giovani. E questo è stato sicuramente uno dei suoi tratti, tant'è vero che qui alcuni giovani l'avete sentite anche intervenire, anche quando erano in disaccordo, tuttavia hanno riconosciuto il rapporto di affetto, di fiducia e di interlocuzione politica che avevano con loro. E soprattutto Roberto, ma qui è stato Fabio l'ha ampiamente sottolineato nel suo intervento. Roberto ha attraversato tutti i percorsi e diversi tipi di attività, rimanendo fedele a quella concezione, a una concezione rivoluzionaria, modesta, corretta, e anche quando è andato a fare l'assessore, come qui è stato ricordato, e come la preside intervenendo ha ricordato anche lì la sua personalità di mettersi in rapporto con le persone, con le necessità, in questo caso della scuola, senza itterigie, senza pregiudizi e senza imposizioni, ma mettendosi a disposizione. Questa d'altra parte è la nostra concezione della società che vogliamo, una società di partecipazione, di autogestione, in cui le persone possono estrinsecare se stesso e discutere liberamente come gestire questo tipo di società. Ma qui mi fermo sulla parte politica per dire alcune cose che sono politiche personali, perché io ho avuto un rapporto particolare, cioè l'avete tutti avuto un rapporto particolare, io dico del mio rapporto particolare. Prima di tutto sono stato la persona che per alcuni decenni arrivavo una volta al mese, ogni 15 giorni anche, a casa di Daniela e di Roberto, e quando Ginevra era piccola la cacciavo pure dalla sua camera per occupare il suo letto. Lei era contenta di andare a dormire con i genitori e quindi per 2 o 3 giorni io bivaccavo lì sostanzialmente. E devo dire che è anche una delle più belle esperienze della mia vita, perché Ginevra, Daniela e Roberto erano personaggi splendidi e diciamo, permettetemi di fare l'omaggio anche a Ginevra e a Daniela, una grande donna, di come ha gestito questi terribili 2 anni.
Ebbene, in quei... il mio rapporto con Roberto era un rapporto molto particolare, perché ci intendevamo subito. Cioè, non è che lui mi telefonava e mi diceva: ma c'è questo problema? Io direi: ma lo farei così. Ah sì, è vero, ci avevo pensato. Esatto, e in molti momenti abbiamo trovato questo, poi lo approfondivamo, ma c'era una sintonia pazzesca da questo punto di vista, perché io e lui trovavo una sponda di traduzione organizzativa delle cose che non c'era in altri, che non trovavo in altri, che magari io stesso non avrei saputo realizzare. E quindi lo ricordo in tanti passaggi che qui velocemente dico. I fantastici, no, non abbiamo lavorato insieme negli anni 70 per ragioni di età, ma negli 80 sì. Ho già dimenticato il nome di dove avevamo la sede, vicino alla Prenestina, che mi è stata ricordata questa mattina, Massuciuccoli, qualcosa di Montecu, qualcosa di questo genere qui, ma io me le ricordo come giornate meravigliose. Venivo spesso a Roma, esattamente per aiutare nella costruzione dell'organizzazione a Roma, e quindi anch'io ho avuto il dono di un libro, perché un giorno dissi a Cipicchia: ho perso La rivoluzione tradita, quel libro che nel lontano 68 mi aveva spiegato i misteri dell'URSS, l'enigma dell'URSS. Ah sì? Eh sì, qualcuno sarà venuto a casa mia, se lo sarà portato via, nonostante il mio ferreo controllo dei libri. In realtà passarono, credo, poco tempo, e proprio alla vigilia del mio 42esimo compleanno la coppia di fatto che era allora costituita da Roberto e dall'altro soggetto qui, Mauro, che mi è scappato, non ti vedo più, Mauro, immediatamente mi recuperarono il libro, La rivoluzione tradita. Ma la cosa divertente non è solo che mi recuperarono La rivoluzione tradita, ma io allora ero il potente capo di un'organizzazione, del settore organizzazione, di una piccola organizzazione che aveva ben 4-5 funzionari. Quindi loro, diciamo, osarono regalarmi La rivoluzione tradita, che racconta della burocrazia e dell'apparato, con questa dedica qui che vi leggo, diciamo, che è stata scritta da Mauro al nostro cosiddetto capo del personale per il suo preziosissimo lavoro politico. Diciamo, grazie del preziosissimo, ma io l'ho conservato, l'ho mai dimenticato questo, e non ho avuto difficoltà ieri a recuperarlo per portare questa testimonianza, che per me in realtà c'era un rapporto politico ed affetto con i due compagni, con Mauro e con Roberto, nella prontezza con cui mi hanno recuperato il libro, e diciamo anche in questa dedica, io direi di amore, posso dire che così, perché io l'ho letta così in tutti questi anni, l'ho letta in questo modo. Oppure in un altro passaggio, diciamo, come sapete, noi non ci siamo mai fatti mancare le crisi, i momenti difficili, eccetera. Diciamo, siamo quasi cresciuti da una all'altra, ecco. Quella dell'inizio degli anni 90, adesso, diciamo, mi ricordo solo una telefonata sua che mi disse: ma Franco, di fronte a questa situazione che si fa? E io, che già lo conoscevo e sapevo già che cosa pensava, che in realtà voleva solo da me di avere una spalla, dissi: si tiene, vai tranquillo, io ci sono. Me lo ricordo. Ah, disse, e la telefonata fino lì, e immediatamente cominciò un'attività per fronteggiare quel momento difficile che effettivamente superando. O poi ci sono vari altri momenti, diciamo così, in cui affrontammo, diciamo, qui ne ricordo uno molto più recente, ma a cui ho ripensato un po', al secondo congresso nel 2009 di Sinistra Critica. Quelli che c'erano forse si ricordano che lui propose una serie di emendamenti allo statuto, molto in senso organizzativo, eccetera. In realtà io credo che lui avesse già capito, forse più di altri, di un dibattito che poi ci sarebbe stato successivamente, però lo convinse in quell'occasione che, diciamo,
che occorreva operare in modo diverso, diciamo, con una, cioè che non bisognava forzare in quel congresso una discussione su certi criteri organizzativi che so quanto a lui stessero a cuore e che appunto rinunciò dopo quella discussione con me. Però a posteriori forse lui aveva perlomeno intuito che si apriva una fase di discussione politica che io non avevo ancora capito che si sarebbe aperto. O ancora, guardate, la preoccupazione di questi due ultimi anni, di quest'ultimo, il non poter dare prima, dare se stesso come prima, in quella difficoltà complessiva in cui la nostra organizzazione era capitata, cioè di non poter reagire con la stessa forza, con le stesse possibilità come aveva potuto reagire in altri momenti. Ma diciamo salto tutto questo invece per raccontarvi due cose, diciamo, molto più, diciamo, primo un episodio anche qui di ormai credo del 96, una visita di Daniela, Roberto, Fabio e Cristina, ospitati nella casa di mia moglie a Ginevra, che era via in quel periodo. E la cosa sta in questo: a un certo punto facemmo una passeggiata in zone residenziali, guardarono le case, sia Fabio sia Roberto, e dissero: ci picchia la forza, la potenza della borghesia, quelle case, quella ricchezza. Io gli risposi: ragazzi, vi state sbagliando, qui parliamo solo della borghesia normale, domani vi porto a vedere le case dell'alta borghesia, 3-4 secoli di sfruttamento dei proletari in giro per il mondo da parte delle multinazionali svizzera. E il giorno dopo li portai effettivamente per dare una percezione insieme, collettiva, che certe volte visiva, di quella cosa che loro conoscevano benissimo, la differenza di classe, l'accumulazione del capitale nel corso dei secoli. Io me lo ricordo perché è una delle cose, oltre a essere una bella serata, diciamo questa specie di non lezione, ma verifica delle classi direttamente su un luogo dove si materializza la ricchezza e il capitale. Invece, diciamo, vi racconto un altro piccolo episodio che testimonia, diciamo, la fotografia di me e Roberto a casa di Daniela e Roberto alle ore a mezzanotte, quando il sottoscritto cadeva dal sonno. Diciamo così, il sottoscritto cadeva dal sonno, vecchiaia, eccetera, io poi magari avevo già bevuto un bicchiere di troppo, lui quindi sulla poltrona che cadeva da tutte le parti, lui che mi poneva una serie di problemi, lui sulla soglia della veranda con la sigaretta in mano che mi interrogava, finché alla fine, diciamo, cedeva di fronte e diciamo, mi lasciava dormire. Allora a questo punto io dormivo, ma lui si svegliava dopo poi al mattino, quindi io mi svegliavo prima, e quindi in quel lasso di tempo tra quando poi lui arrivava e io già mi ero alzato, avevo pensato a tutte le domande e quindi potevo rispondere, non dico adeguatamente, ma cercavo di rispondere agli interrogativi, alle questioni che mi poneva. Ma facevamo anche di peggio, diciamo, prima di questo. A cena, parlando magari con Ginevra via, e lui a arrovellarsi un pochettino sui tacchi troppo alti con cui era uscita sua figlia, o sui vestiti troppo corti. E qui un padre, devo dire, bravissimo, tenerissimo, attento, comprensivo, ma nello stesso tempo, diciamo, di difesa verso la figlia. E io che dopo un po' gli dicevo: ma no, ma sei reazionario, eccetera, così no. Ma nello stesso tempo tendevo a essere d'accordo con lui, perché so l'atteggiamento che ha avuto nei confronti di mio figlio, che per di più era maschio e quindi, diciamo, è un uomo alto, eccetera. Alla fine chiudevamo dicendo: insomma, dobbiamo porci un limite dal punto di vista del maschilismo reazionario che stiamo esprimendo in questa fase, diciamo così. A parte il fatto che, diciamo, lui arrivava, ma l'avete già detto tutti voi, aveva sempre un libro o un qualcosa letto in più di me, io facevo sempre la figura appunto dell'analfabeta rispetto a questo, ma era da sé. Però, diciamo così, un
due ultime cose vi voglio dire, diciamo così, queste diciamo più serie, diciamo no. L'altra erano belle, per me sono belle perché raccontano anche delle contraddizioni di militanti politici e di padri di famiglia. In questo caso, lo dico in particolare ai compagni, alle compagne della mia organizzazione, la perdita è grande ed è terribile, perché lui era quello e lui sapeva fare quello e quello era l'organizzatore. Per questo Fabio l'ha già detto, bisogna che qualcuno faccia di più o tutti insieme proviamo a fare una parte anche di quello che faceva lui. E perché è giusto fare così, perché è giusto anche in questo modo dare continuità al lavoro che ha fatto, perché lui combatteva per la sua classe, dobbiamo combattere con tutte le difficoltà per la classe a cui apparteniamo e per abbiamo scelto di essere. E proprio per questo io credo che noi dobbiamo dire una cosa molto semplice, diciamo, quello che lui avrebbe voluto dire che noi dicessimo: Roberto, faremo bene, faremo molto bene, anche se sappiamo che con te avremmo fatto anche meglio. Questo, diciamo così, può essere l'impegno. E possiamo e dobbiamo dire anche un'altra cosa che lui voleva sicuramente che dicessimo: saremo vicini a Ginevra e a Daniela. Caro Roberto, sei nei nostri cuori, e proprio perché sei nei nostri cuori credo che ci aiuterai ancora nel cammino individuale e collettivo difficilissimo che ci attende, ma in cui credo che noi non ci tireremo indietro come lui non lo si è mai tirato indietro.